Salvataggio straordinario ai bagni Crida a Gimarra di Fano questo primo pomeriggio intorno alle 14:15. Una donna di 50 anni si è sentita male dopo aver mangiato del pesce a pranzo mentre era in acqua a poca distanza dalla riva. A notarla, a pancia sotto, sono stati alcuni bagnanti che hanno allertato immediatamente il bagnino della spiaggia. La situazione è apparsa subito grave in quanto la donna era già in arresto cardiaco. Per fortuna, a soccorrerla sono arrivati due angeli custodi della spiaggia che hanno subito messo in atto le manovre necessarie del caso. Tra questi, un medico in pensione dell'ospedale di Urbino che ha coordinato e aiutato i bagnini. Io sono stato chiamato da dei bagnanti vicino che c'era una signora che si sentiva male. E sono corso subito, la signora era già sotto massaggio cardiaco, il BLS si chiama, che stava facendo un soccorritore esperto come Maggi. Io ho solo dato il cambio nel massaggio cardiaco e poi la signora è stata intubata, aspirata e dal 118 che è arrivata immediatamente. Penso che la signora vada in rianimazione, speriamo bene. Nel frattempo è stata allertata la Guardia Costiera, il 118 e l'eliambulanza che è arrivata da Torrette di Ancona. I militari hanno continuato ad applicare l'ossigeno alla donna e l'hanno poi intubata. Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i bagnini del salvamento della scuola Mare Dentro di Fano. È successo che purtroppo una signora era in stato di semiannegamento. Io ho visto partire i colleghi Gabriele e Matteo dei Bagni Crida. Mare Dentro abbiamo una scuola qui di fianco ai Bagni Crida. E ho visto partire loro e io non ci penso due volte, sono partito anch'io, abbiamo recuperato questa signora dall'acqua e abbiamo subito iniziato le manovre di rianimazione. Ci hanno avvisato che c'era una signora che galleggiava e siamo andati a prenderla, abbiamo iniziato il massaggio cardiaco subito, ben usciti. Il battito c'è sempre stato, non è mai, perché mi ha attaccato anche il defibrillatore non l'ha mai scaricato. Non ha mai consigliato la scarica. Però abbiamo subito immediatamente somministrato l'ossigeno con il pannolato espandibile, l'abbiamo intubata e poi è arrivata l'ambulanza e abbiamo subito somministrato ossigeno, però il battito non l'ha mai perso. E solo che un sacco d'acqua nei polmoni. Tantissima acqua nei polmoni, poi è arrivato il servizio medico di emergenza, il 118, abbiamo aspirato, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare al momento e ci siamo riusciti. Speriamo che la signora ne possa beneficiare di questa situazione di emergenza. Comunque grazie a Gabriele, grazie a Matteo che adesso sta compilando il verbale dell'incidente e grazie a quei del 118, all'ambulanza e a tutte le persone che ci hanno dato una mano. Nel giro di alcuni minuti la situazione della donna è leggermente migliorata grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori ed è stata così trasferita all'ospedale Santa Croce di Fano, dove rimane tuttora in prognosi riservata. L'eliambulanza infine è ripartita vuota per Torrette di Ancona.